questa Fiat 500X che mi è stata fornita da FC Autonomy, la quale è stata adattata da Guido Simplex per poter essere guidata da persone che non hanno l'uso di entrambe le gambe, quindi o paraplegici o che magari le hanno proprio perse. E quello che voglio farvi vedere sono gli adattamenti, come si guida una macchina senza usare le gambe. Ora, se uno non può usare le gambe, che cosa si fa? Si portano tutti i comandi nella zona del volante. In particolare in questa macchina che cosa abbiamo? Abbiamo il freno, che è questa leva qui, che quando noi spingiamo va a tutti gli effetti a schiacciare il pedale del freno. Mentre per accelerare, quest'auto ha a disposizione tre sistemi. Normalmente uno ne installa uno solo, ma qui per farvi vedere ne ho tre. Il primo è questo che vedete qui. Vedete, noi ruotando questa ghiera, in qualunque verso, sia orario sia antiorario, acceleriamo. Ed è una figata perché possiamo usarlo sia con la mano destra, sia con la mano sinistra, sia sopra, sia sotto, qualunque punto del volante. Il secondo che ho a disposizione è questo, questa levetta messa sulla leva del freno, per cui noi guidiamo sempre con una mano qui, così freniamo, così acceleriamo. Oppure ho questo pulsantino qua, si impugna così e così si accelera. Ovviamente ormai mi conoscete, sapete come qualunque cosa mi capiti tra le mani, devo provarla. Quindi proviamo con quella sul volante. No, vabbè. Che roba strana. Freniamo. Usti. Com'è sensibile il freno? Bisogna prendersi la mano. Ora, per inserire l'altro sistema, vi ricordo che su questa ne hanno messi tre solo a scopo dimostrativo. Normalmente non avrebbe senso. Cosa faccio? Tiro l'acceleratore, spingo giù tutto il freno, rilascio e adesso accelero col grilletto, vedete? Woohoo! Proviamo l'ultimo. Allora, tengo premuto, spingo il freno, mollo. Mi ricordi come si usa il tasto? Adesso vai. Ok, avevo sbagliato tutto. Sto accelerando col tasto. Quindi uno tendenzialmente tiene la mano qua sul freno o tieni il tastino mentre stai sul volante. E è strano perché io la sto provando qua dentro, però non ho idea poi di come uno si adatti nella guida di tutti i giorni, quindi dove va a mettere la mano, dove stai più comodo. Però è bello, è facile, è intuitivo e veramente in 5 secondi hai capito come si guida.